Bentrovati. In questo breve tutorial vi vado a spiegare il punto che ho usato in una delle mie lavorazioni, un piccolo scialletto su rete d'Irlanda e con fiori sparsi lavorati direttamente sulla rete. Nello scialletto troverete in seguito il tutorial sul canale. In questo vi vado a spiegare proprio la lavorazione del fiore 3D direttamente sulla rete. La base sulla quale andrò a lavorare è la rete d'Irlanda con archetti a 7 catenelle. Anche di questa trovate il tutorial sul canale. I fiori vanno lavorati sempre sul dritto del lavoro e nella riga in corso di lavorazione. Una volta che abbiamo iniziato la nostra lavorazione, i fiori verranno collocati in modo casuale. Quindi, partendo dal presupposto che non c'è un ordine preciso, vi faccio vedere come procedere con la lavorazione. Vado ad iniziare la mia riga, in questo caso con 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e chiudo l'archetto con un punto basso nell'archetto il primo disponibile. Lavoro 7 catenelle per l'archetto successivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vado a chiudere con un punto basso. Nel caso in cui nell'archetto seguente io abbia deciso di voler lavorare il fiore, procediamo in questo modo. Lavoriamo le catenelle che vanno a formare l'archetto, in questo caso sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e invece di chiudere l'archetto con un punto basso, andiamo a lavorare un punto a V formato da un punto alto, 2 catenelle di separazione, un punto alto, lavorate tutte nello stesso archetto in questione. E questa, il punto a V, è la base intorno al quale andremo a lavorare il fiore. Il fiore viene lavorato in senso antiorario e intorno al punto V stesso. Partiamo con 4 catenelle perché il fiore io l'ho lavorato con dei punti alti doppi, quindi il primo lo sostituiamo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ogni petalo è formato da 4 punti, quindi vado a lavorare i due punti centrali con due punti alti doppi e vado a lavorarli intorno alla maglia di sinistra del punto a V. Io ruoto verso l'alto il lavoro per avere più vi ben visibile dove andare a puntare l'uncinetto. Quindi entro intorno alla maglia e lavoro i due punti alti doppi centrali del primo petalo. E il petalo lo chiudo con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, agganciandomi alla maglia alta con un punto bassissimo. Mi sistemo il primo petalo e procedo con il secondo, con le 4 catenelle di apertura, dunque 3 e 4. I due punti alti doppi centrali sempre lavorati intorno alla prima maglia alta del punto a V. Vedete voi come vi è più comodo lavorare e qual è la posizione migliore per voi. Chiudiamo il petalo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Rientro intorno alla maglia alta e chiudo il secondo petalo. Terminati i primi due petali intorno alla maglia alta di sinistra del punto a V, con un punto bassissimo, adesso ci andiamo ad agganciare alla maglia di apertura che è quella di destra del punto V stesso. Io ruoto sempre il lavoro per mia comodità, vedete? Mi porto il filo nella posizione giusta per poter lavorare. Entro con l'uncinetto sotto alla maglia alta di destra e mi aggancio con un punto bassissimo. Stringo un pochettino
e riprendo la lavorazione dei petali andando a lavorare gli altri due petali intorno alla maglia alta stessa. Apro la lavorazione con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, 2 punti alti doppi per i punti centrali del terzo petalo, 1 e 2, che andiamo a chiudere con le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Rientriamo intorno alla maglia alta e chiudiamo con un punto bassissimo. Facciamo un pochino di spazio per l'altro petalo, andando a stringere il petalo stesso e riprendiamo la lavorazione. 4 catenelle, 2, 3 e 4, 2 punti alti doppi per la parte centrale del petalo. Chiudiamo con 4 catenelle, 2, 3 e 4, punto bassissimo. Con un punto bassissimo ancora ci andiamo ad agganciare adesso nella parte alta del punto V. Questa parte qui sono le due catenelle che separavano le due maglie alte, quindi vado intorno alle catenelle. Sempre sistemandomi il filo di lavoro e mi aggancio con un punto bassissimo e vado a lavorare l'ultimo petalo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, 2 punti alti doppi. Quattro catenelle per chiudere il petalo, sempre agganciandomi con un punto bassissimo. Riportando il lavoro in posizione normale, vedete che l'ultimo petalo ha riportato la lavorazione al punto di partenza. Quindi, chiuso il nostro petalo, riprendiamo la lavorazione degli archetti. Ma prima concludiamo il fiore lavorando un punto alto nella parte retrostante del fiore stesso. Piego questi due petali che ho a sinistra per avere visibile dove andare a lavorare, carico il filo e punto l'uncinetto nell'archetto immediatamente sotto al fiore stesso. Quindi vado a lavorare il punto alto. Ecco qua. Andiamo a terminare adesso la riga con gli archetti vuoti. Lavoro le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nell'archetto successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nel caso volessi continuare a lavorare archetti vuoti, vado a chiudere con un punto basso. Se invece voglio lavorare un altro fiore, procedo come abbiamo fatto poc'anzi. Vado a lavorare il punto a V, 2 catenelle di separazione, il punto alto per chiudere il punto a V. Lavoro il mio fiore intorno al punto V in senso antiorario, quindi il primo petalo 4 catenelle 2, 3 e 4, 2 punti alti doppi intorno alla maglia alta di sinistra del punto a V. Chiudo il primo petalo con le 4 catenelle, con un punto bassissimo. E lavoro il secondo, 4 catenelle, 2 punti alti doppi. Catenelle, un punto bassissimo per chiudere il petalo.
mi vado ad agganciare alla maglia di destra del punto a V. Vedete, questa è la maglia di sinistra, questa è la maglia di destra e questa parte qui sono le due catenelle di separazione dove andremo a lavorare l'ultimo petalo. Io mi aggancio qui all'altra maglia alta, ruoto il lavoro per comodità e chiudo con un punto bassissimo e riprendo andando a lavorare gli altri due petali, 4 catenelle, 2 punti alti doppi intorno alla maglia alta. Catenelle, chiudo con il punto bassissimo, stringo un poco la lavorazione per fare spazio e vado a lavorare il secondo petalo, 4 catenelle, 2 punti alti doppi sempre intorno alla maglia alta. Catenelle e chiudo il petalo con un punto bassissimo. Abbiamo adesso lo spazio delle due catenelle che separano le due maglie alte del punto a V. Mi aggancio con un punto bassissimo e vado a lavorare l'ultimo petalo, 4 catenelle, 2 punti alti doppi, 1 e 2 e chiudo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, punto bassissimo e abbiamo concluso la lavorazione del fiore. Sistemo i due petali piegandoli verso destra e vado a lavorare il punto alto di chiusura nell'archetto sottostante, quello dove abbiamo lavorato il fiore stesso, punto alto, e chiudo, vado a lavorare la fine della riga, quindi il penultimo archetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un punto basso, e l'ultimo archetto con 3 catenelle, un punto alto doppio sulla maglia bassa sottostante. Vi faccio vedere anche la riga di ritorno, voltiamo il lavoro e ripartiamo con una catenella, un punto basso sul punto alto doppio, 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7, un punto basso per chiudere l'archetto. Salteremo tutta la parte del fiore e il prossimo archetto lo andiamo a chiudere in questo che è subito dopo il fiore stesso. Lavoro 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un punto basso nell'archetto. 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7, un punto basso nell'archetto. Saltiamo il fiore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un punto basso nell'archetto successivo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un punto basso nell'archetto. Andiamo a terminare la riga, 3, 4, 5, 6 e 7. E lavoriamo un punto basso sulla quarta catenella dell'archetto sottostante. Voltiamo il lavoro e riprendiamo la lavorazione con la rete vuota, lavorando gli archetti in modo normale, per poi riprendere la lavorazione nel caso volessimo inserire altri fiori. Vi consiglio tra
i fiori di lasciare qualche riga vuota ben distanziata. Spero che anche questa volta il tutorial sia di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete.